Un saluto da Incivile Urbano. E un bentornato in Arta 4. Nostro amico Castellano si guarda a salvare un po' abbiamo salvato, sì. A faticare abbiamo faticato. Penso abbiamo che possiamo consultare quello... un attimo la mappa. Sì, rifugio, lì. Sì. Noi siamo lì. Qua, noi dobbiamo andare in questa situazione verde, per sì. Il pallino verde. Cazzo, la mappa è grande però. La mappa è grossissima. Hai mai considerato l'opzione di eliminare le notifiche dei contatti entranti e uscenti? L'ho considerato, non sì. Solo l'ho considerato, lo volevo anche fare, sì. Però purtroppo ovviamente per pigrizia non l'ho mai fatto. Quindi puntualmente, qui con... Esatto, puntualmente mi ripropongo di farlo e non lo faccio. E quindi non lo farò mai. Ok, allora ragazzi, siamo saliti qua sopra, ma in realtà non è questa la via per uscire dal rifugio, sì. Perché dobbiamo uscire dalla porta... Quale porta? Scusa. Qui... Lino, qui c'è, Lino, qua c'è il nostro amico Lino. Amico Lino che da qua studia. Sì. E dove sta l'altra porta? Ah, eccola qua. Attenzione. E di qua? Comunque noi siamo sempre all'interno di quella casa enorme. Ma questa è la nostra grandissima amica infermiera di cui siamo profondamente innamorati. Andate nello specchio. Andiamo a vedere lo specchio delle mie brame. Andiamo nello specchio. Andiamo a vedere, dai. Dai, su. Tieni premuto, sì, proprio uguale, identico. Qui proprio si sono sforzati. E dove siamo? Ma questa è la stanza di Castellano. Questa è la stanza sicura. Infatti, proprio stanza di Sebastian. Sì, l'ufficio anagrafe. Ci suggerisce il gioco. Qua c'è un altro banco dei pegni. La sedia. Eccola. Vabbè, il flash adesso ci porta sulla sedia, ma qui tra l'altro c'è il barbiere. C'è una sedia. Di solito quando ci sono le sedie Nei barbieri. Sì. Mi sembra proprio di sì, dai. Mi sa di sì. Ci sediamo, ci accomodiamo, signori. Ragazzi, siamo tornati al saloon finalmente. Signori, capelli. Per uomo. Che taglio ci facciamo? Vediamo, consultiamo l'inventario. Muovimi sti catena. Qui, Castellano. Castellano. Ma tu sia. Ma mi ricordi te? Pure mi ricordi te, Castellano. E chi si scorda te questi belli capilli, mamma mia? Pensi che è arrivato un momento di darci un taglio, non pensi? Ti vengono poche depresse, Castellano. A quando ti mandavi i capilli? Ma chi sa il ricordo questo? I capilli. Lo sai, mi fa piacere rivederti. Capelli al vento. Finalmente, quanto ci mancava. Quindi questo è il nostro barbiere ufficiale. Noi sappiamo che nello specchio c'è il barbiere. Qui la porta si apre. Giustamente. Ci guida proprio. Lì c'è un altro salvataggio. Qualora ne volessimo usufruire. Qui c'è il gattino. Siamo tornati indietro. Ci vogliamo guardare una depositiva? No. Era giusto. Buttiamoci nello specchio a capofitto. Diretti. Ecco qua, rifugio di Lino, il Queen. Questo quindi è il rifugio di Lino. Da lì si parte, quindi noi dovremmo uscire fuori adesso. Allora, mo mentre lo lasciamo studiare, dobbiamo partire con, diciamo così, la missione, no? Va bene, signori, siamo fuori, bellissimo. Chiudiamo la porta, chiudiamo Lino al sicuro. Ma quindi si apre proprio un siamo universo fuori, in realtà. Tu adesso quindi sostieni di dover dirigerti verso quel punto verde. Attenzione che sta captando qualcosa con la nostra magica radiolina. No, non è che quello l'ha detto Lino. Dice guarda che qua i punti verdi sono quelli là. Capito. Però l'anomalia buona. Aggancia qui comunque ci sta spiegando. Ci sta spiegando qualcosa, delle cose chiaramente. Ma tu invece pensavi cosa stavi dicendo? No, vedi, aggancia. Vedi questa striscia verde? Dovrebbe condurti al puntino verde, no? Sì.
cioè, o quantomeno questo è, dovrebbe quindi essere... rossa e no, cioè rossa, sei lontano, no, quando è rossa la linea, perché quella è di vari colori, non so se hai dato sguardo prima sulla destra, poi quando è arancione ti stai quasi captando e quando è verde hai captato proprio il segnale. Ah, sì? O mi sto facendo uno di quei questi, proprio un trip mentale. No, sarebbe bella come soluzione. Che sta succedendo, ragazzi? Sto scendo fuori. Ma ha sentito qualcosa? Ma si sta qualcosa? Scarrobando, sì, tutto. Un po' di terremoto. Si scarruba tutto. Sì, cade tutto giù. E ma quindi che... Scusate, so, ragazzi. Se ne sta carena città. Cioè, tutto un colpo di scena, fine mo. Sì. Tutta una serie di colpi di scena. Vabbè, noi sappiamo che nel primo Castellano le città si scarrupavano. Sì, proprio. A un certo punto proprio una catastrofe, sì, enorme. Dietro l'altra proprio. Sì, mi ricordo. Che diavolo è successo? Ok. Andiamo a controllare. Infatti vedi quella l'altra parte della città sta proprio a 364 guarda gradi. Guarda quella civiltà. È proprio inclinata. Come si è capovolta. Mamma mia. Vabbè. Vabbè, quindi allora, un attimo, allora, con chiariamoci un attimo. Esatto. Qui abbiamo una mappa di 6 km. Ok. Tra l'altro corazzato molto oscurata. Mobus. Vedi là c'è ancora. Qua c'è il rifugio, sì, che è il punto di salvataggio. Qua non c'è un cazzo, non si sa. E questo è il segnale ribelle. Segnale, vedi? Ribelle. Sì, però noi andiamo prima qua perché ho visto corazzato Mobius balestra. Andiamo a vedere. Magari troviamo la balestra, appunto. Facciamo un po' di palestra. Ah, beh, c'è anche comunque. Cioè, l'indicatore. No, il segnale ce l'ho messo segnale... io sopra. Ah, ecco, qui quando tu l'occhi sulla macchina. All'occo che non sei. Che cos'è qua dentro? Nella monnezza? Ah, qua mi sembra scavare in questo. Wow, però è bello sto fatto. Cioè, è molto open world, capito? Cioè, siamo un po' sulla falsariga di... Sì, che puoi un po' perlustrare anche... Tra in un GTA guarda... e un tubo di metallo. Questo componente può essere usato per creare oggetti utili. È molto GTA-esco, metti la mappa e vai. Metti la mappa e togli la mappa, Allora, qua dentro qua c'è una lampada, però si può anche entrare in questo edificio. Aspetta, una cosa per voi. Innanzitutto sta l'erba, e noi sappiamo che l'erba quindi, fa ma quel bene. Segnale in alto a sinistra lì, non lo so che cos'è. È quello che ti spiegavo io prima. Ma non penso che sia per quello. Ti stai avvicinando, adesso che è sia giallo, uno è come il gioco acqua, fuoco, fuoco, acqua, capito? Ma io penso che quello sia uno status di Castellano. Mentale. Sì. Il suo status attuale mentale, pensi? Non beh, è che staremo a vedere. Essere, non lo so. Intanto raccogliamo oggetti ovunque, sì, vari. Si aprono, si interagisce con molte cose. Questo qui c'è un polvere bel da sparo, buono. Sì, polvere, okay. Da polvere da sparo. E qua dentro quindi qui c'è qualcosa da leggere. Vabbè, certo, sicuramente è un file. Questo è un file, grande il file. Union combina perfettamente il fascino di una cittadina di provincia con le tecnologie più moderne. Sempre interessanti questi files. Eh sì. Prima o poi sempre capiremo, ma comunque capiremo più. Non è una cosa che ci non interessa è tempo per al noi. Momento. Allora, qua c'è qui anche si va, un'altra cosa. Si va allora, ragazzi, qua c'è ovviamente noi apriamo, perlustriamo. Ovviamente alcuni cassetti sono anche vuoti. Vacanti. Sì, sono abbacanti. Allora, qua mi pare che non si va in quella più, porta, no, non si apre più a niente. Libri, era un'edicola questa. Boh, può essere. Vabbè, c'è anche un ficus. Sì. Ci sono anche delle cartoline. Vabbè, dei non ci souvenir. Resta che uscire, suppongo, perché mi pare che non ci sia proprio niente sì, più. Questo sì. Non, tanto questo. Le cose luccicano, si vedono più o meno anche a qualche metro. Riusciamo a intravederle. Vediamo di andare pure verso il l'obiettivo segnale. L'obiettivo è là, qua non ce ne usciamo più. L'obiettivo è fermo. Mancano 70, 69, 68, 67, 65 metri. Ma lascia pure metri. Gente, però aspetta. C'è gentaglio. Sì, se vado nei dintorni, qua che succede? Vabbè, tipo vado dall'altro lato, invece di andare dritto, sì, vado per di qua. È chiaro, se di là ci sono dei presunti Mi sento zombie. Dei rumori comunque strani. Certo, anche io li sento, è la popolazione. Qua dentro c'è... Mischia, Sam, ovviamente facciamo più casino noi, con una sempre. Di nemici. Questo ci ha visto? Non lo so, no, forse no. Si è allertato, cioè ha capito che c'è qualcosa è chiaro, che non va. È fatto un casino. Però c'è qualcosa dentro qua dentro. O del gel o della polvere da sparago. Polvere da sparago. Che comunque ci servirà poi nel banchetto del buffet. Sì. Per fare gli ingredienti. Ma noi mo zetti, ma se mi metto nelle frasche? Se ti metti nelle fresche frasche... Usa il fogliame per nasconderti, ah, vedi? Ecco, infatti il tizio si è allertato, ma alla fine... Però proprio subito, proprio. Non ci sappiamo calmare un attimo. Ma chi calma? Che quello è uno, casomai. Ma che vado, caccia il suo spargato. Ok, è fermo un casino. Non ti lamentare. Che no, ti no, non mi lamenterò mai, dai.
Va bene, allora signori, noi questo qua si è di nuovo accanito sul corpo che stava maciullando prima. Sì, sì, sta preparando la proprio carne. Belli, guarda, proprio tranquilli, tranquilli. Andiamo per pette dietro di carne. Noi ci andiamo a vedere, usiamo la tecnica del coltello. Il colpo segreto. Che pensate un po', ci fa risparmiare anche una botta di pistola. Eh sì, che poi lo ammazza direttamente con la maniera. Anche non fai casino, ci sono tanti vantaggi. Ma si piglia l'ascia. Si utilizza anche l'ascia. Bello. Dico, ci sono tanti vantaggi nell'utilizzo del coltello. Non sei rumoroso. Non consumi un cazzo, perché il coltello non si consuma. Queste casce comunque, visto quanta roba ci sta, tutto gli dà qualcosa. Tutto fusibile, questo componente può essere usato. Questo fusibile può essere usato. Può essere usato tutti. Chissà se per fare le tue armi oppure per no, penso per le tue armi, perché è un componente proprio da comunque Castellano va a rovistare tra i rifiuti. Con tutta questa roba che troviamo, ma poi costruiremo Goldrake praticamente. Infatti, un fucile a due canne mozze minimo. Vedi, si è di nuovo allertato il giallo. Ma se io piglio la radio, aggancia segnale ribelle. Corazzato Mobius registrato, vedi? Ah, e quindi la radiolina ha proprio la funzione di guidare. Serve, sì. Verso le parti importanti, dai. O quantomeno le parti da dover perlustrare. Va bene. Ma là sta casino però, C'è un bel casino lì. Là c'è il casino, proprio dove ragazzi dobbiamo andare. Proprio verso la nostra direzione. Come dobbiamo fare? Abbiamo trovato un integratore alimentare. Ho visto barattolo di questa maniera, lo smetto. Vabbè, è la mutanda. La mutanda di Hulk. Ma qua fiori in giro anche, Non li consultiamo proprio. Ma con non, non si consultano. Va bene. Qui, questi comunque sono tutti distratti. Aspetta, ti sconsiglio vivamente di utilizzare il coltello perché secondo me Ci vai a diffondere. Uno si è accorto pure forse, quello con la torcia in mano, c'è qualcosa di infuocato. Una Molotov. No, però non ci ha visti, vedi? No, non ci ha visto, però lo vedo Sta insidioso, però... Capito? Lo vedo tranquillo. Sì, si è chiamato pure quegli altri si due. Si è chiamato gli amici, però ha fatto bene, è venuto qui. Noi siamo a 19, 17, 16 metri dall'obiettivo. Noi qua dietro intanto... Noi piano piano così ce li gestiamo tranquillamente. Quindi questo dovrebbe essere il carro funebre, quello là giusto che serve a noi, dove all'interno dovremmo trovare qualcosa, si spera. Speriamo. Polvere da sparo. Questo è stato conficcato. Ragazzi, sì, ragazzi, ecco qua. Cominciamo un attimo a fare le cose per bene. Ma ci sono, ci sarà un po'. Rilascia, vabbè, come chi si ripete un trofeo. Ok, cambia, quindi questo sarà proprio come la prima balestra. Sì. Di Dark Souls, di Dark sì, sto Souls, leggendo di un po' l'utilizzo. Leggi anche tu e ti servirà a sapere come utilizzare questo grande arco. Ma ci abbiamo pure le frecce già? Se come il primo i dardi sono qualcuno di diversa natura. Così, gratis. Vabbè, sicuramente sì, sono diversi l'uno dall'altro. Ci sta l'elettrico, sì, ci sta quello infatti esplosivo, il quadrato, quello appunto, di veleno, infatti ti fa cambiare. Il quadrato ti suggerisce cambia dardo, tipo di dardo. Esatto. Qua intanto si scaruba Totti. Sì. E anche Del Piero. E niente, piccola scossa di assestamento, qualcuno tromba in macchina e fa saltare. Allora, comunque cominciamo innanzitutto a metterci al riparo perché qua sicuramente verranno una serie di nostri amici. Questi mo si sono allertati, dardi al pione, questo dardo del palestra è dei tubi di metallo, questi qua. Questo è potente proprio. Oh, questo non è quello che nessuna... infilza. Infilza, nessuna proprietà elettrica, che ne di fuoco. Questo è infelza e basta. Questi però sono un po' deficientotti, questi ragazzi, perché si avvicinano, stanno sempre lì. Stanno a mezz'ora, sta fanno casino, ma trovate un arco, frecce, stiamo pariando con sto coso in mano e questa ancora qua a decidere se tu sei arrivato in questa città. Ancora stanno a decidere. Finalmente, ragazzi, siamo svegliati un po'. Qua là c'è l'acqua, secondo me il dardo elettrico nell'acqua può fare un bel casino. Tu poi stai andando proprio in mezzo al aspetta, buono, cercando di dribblare, dribbla. Buono, dribbliamoci, togliamo l'arco dalla mano per muoverci meglio. Qua signori, però siamo senza stamina. Scappiamo, mamma mia, come stiamo scappiamo, abbiamo fatto un lago, buttiamo l'arco infuocato che serve forse a qualcosa. Sì, ne sì, sì, alla due faccia l'ha pigliato. Caspita, noi pure calpesta, ci andiamo. Calpesta, a noi non ci fa niente, solo agli zombie fa male. Bello, questo pure è una grande cosa. Calpesta. Vabbè. Ah, ottimo. Elettroshock anche per elettroshock. Loro e non per noi, purtroppo. Ricordiamolo. Bello, mi è piaciuto. Un altro si è allertato. Allora, momento come di azione. Lo posso affrontare a questo? Con la pistola? Sì, con la pistola. Consumiamoli due colpi. Te li vuoi stipare fino alla notte? Ok.
Va bene, ragazzi, dopo questa parte mi faccio proprio una perlustrata veloce e poi arriviamo all'altro segnale verde, secondo me, che abbiamo agganciato prima con la radiolina. Va bene. Intanto qua siamo stati proprio precisi, eh. Stati precisi. Si sono incazzati un po', però, insomma, ragazzi. Tutto sembra ricondurre qua, alla fine dei conti, le ombre, che fanno queste ombre, equipaggio, è chiaro, tieni premuto, sintonizza, ah, e li vediamo, wow, che se bello però, sta radio è potente, mamma mia, radio alto livello, una radio che fa diventare, l'abbiamo sottovalutata fin troppo. Ovviamente sempre la campana pure in sottofondo, ci eravamo dimenticati, sì, è orario. Poi questi ci stanno spiegando un po' di cose. Ma però secondo me vedi, sai cosa? Vedi quello che i tizi che c'erano prima, che hanno fatto cioè quello che loro hanno fatto. Quello, infatti, ci sono ancora i loro mezzi qui. Da dove abbiamo preso l'anima. Nonché le loro anime barra ombre barra quelle che sono. Prendiamo un po' di tabasco. Un po' di whisky. Se bottiglie, vabbè, le pigliamo però. Che fa? Aspetta, consultiamo la mappa. Vedi, altro punto verde, altri segnali, punti verdi, ragazzi, altri segnali. Ed è oscurata. Sì, proprio che bisogna, bisogna proprio fare così. Vabbè, allora andiamo su questi segnali verdi. Sì, Sansi lo fa tutti. Tutti proprio. Eccolo là, vedi? Questo qua. Questo più piccolo? Sì. Comunque è dispersivo, cioè nel senso è largo il gioco, non è, diciamo, no, per tanto niente. Qua stanno pure queste altre ombre, quindi siamo arrivati, accendiamo la radio, sintonizziamoci con il loro passato. Con Tonino Carino da Ascoli. Sì, diciamo subito che l'Ascoli ha chiuso alla grande questo campionato. Chi lo sa? Comunque ci stanno dicendo cose importanti, andare all'officina, rifornimenti. Noi questi mo loro parlano di quello che loro devono fare, cioè di quello che loro hanno fatto, secondo. Però da quello che loro hanno fatto in noi passato, possiamo ritornare capire, sui loro passi e prenderci quello che i ci loro serve. Luoghi, i loro. Mo per esempio qua che loro stavano... ci sono cianfrusaglie, le prendiamo. Che poi vedi, questi fanno ricordi residui. Sì. Quindi vuol dire che sono dei ricordi, appunto, che tu vai a. Sì, sono ricordi così confusi. Qua intanto c'è proprio il ben di Dio. Veramente, tantissima roba. Mi sa che occorrerà tanta roba per farti una da tre di munizione, probabilmente. Sì. Allora, qua si apre questa botola, intanto. Sì. E qui scendiamo. Quando si aprono le botole, non è mai una buona cosa. Comunque. Si va comunque, andiamo partiamo all'avventura, signori. E speriamo che anche qui in Devil Within 2 ci siano delle presenze oscure, alterate. Niente di meno. Che però. Che diano però il filo da torcere. Chiaro, no? Che ci siano così. Tieni premuto, raggiungi l'armeria, attenzione! L'armeria. Mezz'ora per arrivare in questa armeria. Quello si deve teletrasportare. I teletrasporti non è che sono una cosa istantanea. Non ci va a pera, allora. Scusate, qual è questa evoluzione della tecnologia? Vabbè, ma quella non è proprio una tecnologia evoluta, è un fatto di sogno. Qua ci sono già le prime botte. Le prime botte per la pistola? Esatto, questo ci fa sempre molto piacere, ragazzi. Beh, nient'altro? All'armeria sono due. Ma scusa, fammi capire, noi siamo all'interno di questa armeria. Così adesso sembra aver detto il gioco, quindi. E vabbè. Si esce qui, quindi si deve perlustrare un attimo. Si scende giù. Questo, infatti, è. Cioè, pensavo fosse solo quella stanzetta. Infatti, per questo. Ma va proprio. Qui c'è una mappa addirittura. Mamma mia. Mi sento un po' spaesato, lo sai? Certo, prendiamoci questa erbetta. E continuiamo. Qui c'è poca roba. Pochissima roba. Per il momento. Andiamo a vedere.
Intanto qua troppo tutto tranquillo, e questa cosa a me non piace. Ma non solo tranquillo, pure proprio assenza di oggetti, sì, e oggettistica, a cui già insomma c'eravamo un po' abituati. Qui c'è lì, c'è una Tezia, vabbè, vabbè, quella la una facciamo. Zomba, penso che sia una zomba, vedi? Vabbè, sì, una botta in testa. Aspetta, ma questa anche col coltello, col coltello, eh? Col coltello. Figurati, se Tarta mo sprecava un colpettino per... Ah boh, ma sta da solo. Cioè, a meno che non arriva proprio la banda Bassotti, ma comunque. Vabbè, magari te la fai col coltello in maniera, sì, furtiva, silenziosa, non allerti nessuno. Però ci sono degli strani rumori, oltre delle strane presenze. Ok. Questa strella. Oh, strella. Si è liberata! Cazzarola! È immune al coltello questa tipa! No, no, no! Oh, no! Ma che grande tipa! Che grande tipa, signori! Che grande tipa! Ma questa ci ha proprio fatto male! Mamma mia, ragazzi, non me l'aspettavo proprio! Un po' di tipo ci sta! Grande! Non me l'aspettavo proprio! Grande! Grande storia questa, quindi, signorina. Esistono già i primi zombie immuni al coltello. Bene. O quantomeno alla versione del coltello. E questo mi piace, che il gioco abbia messo subito in chiaro con le Tarta cose, una cosa personale, proprio con Tarta il gioco. E io, detto, ragazzo, tutti stealth. Su Curtiello, divertiti all'inizio, perché dopo dovrai buttarlo. Oppure sbucciarci una mela. Vabbè, però se si potenzia, non ci sta la possibilità di potenziare il coltello attraverso il gel. Allora, vediamo innanzitutto le armi serie, perché qua mi sa che col coltello effettivamente... No, se non si va da nessuna premesse, parte, signori. Queste sono le premesse. Un po' di colpi li devi sprecare, certo, Tarta. Certo. Lì c'è qualcosa, forse. Sì, lo so, aspetta, un attimo. Un attimo, guardiamoci il muro. Tu stai aspettando che devo morire. Quello che stai aspettando. No, vabbè, figurati, ma cosa pensi? Ma cosa mi dici mai? Dai, innanzitutto parti di armi varie. Prendi. Parti di armi varie, cartavetriamo tutto e prendiamo un po' di... Ma sopra che c'è il tubo, bello. Un tubetto. Quasi un va tubetto sotto, di cioccolato. Qui ci sono altre... Raga, vado casse. Piano, perché mi ha messo sano, storto quel fatto. Vai sano e vai lontano, dai. Mamma mia, scasso. Scassiamo tutto. Tutto e in questo caso tutti e quattro gli scaffaletti contenevano delle piccole situazioni utili. Cianfrusagliette. Ok, abbastanza. Ci torneranno sotto sicuramente questo tunnel. Sì. Buttiamoci ma sotto sento il qualcosa tunnel. Di sì, strano. C'è qualcuno che parla, sbarea, eccolo, è un che bel sta tipo. Mamma mia. Mamma mia, sta smacellando uno zombie. Lo posso fare col coltello? La cosa bella è vedere quali di questi va, già signorina l'ha fatto capire. Speriamo, questo secondo me forse sto giro si fa, che sì, questo è uno perché dei questo quelli è uno dei base proprio. Si vede, lo riconosco, stavo pure là fuori. Quindi allora comunque, per il momento possiamo dire che le signorine sono più pericolose dei maschietti. Come sempre dei signorini. Vabbè, dei signori. Ok, quindi questo l'abbiamo fatto. Mo se io apro qua, sì, cosa ci sarà mai ad attenderci da questo altro attico? Qui poco e niente. Lì poco e niente, un par di ciufoli. Perché qui, qua c'avevi un fusibile un tempo, vedi? Scatole di fusibile, fornisce le fuori uso. Quel fusibile colpendole con i dardi con la scarica elettrica, vedi? E quel fusibile però non serve un cazzo. No, il fusibile serve a fare altre cose, i dardi, sì, secondo me. Qua che dobbiamo fare? Non lo so. Regola ampiezza del segnale. Finché non combacia con quella russa. Ah, quindi bisogna girare gli stick per far diventare lungo. Devi pariare un po' per far coincidere. Ma però lo sai che non è allineare facile le due onde. Qua è ci sei quasi, Le due onde si stanno unendo. Sì, sblocca X. Sblocca. Sbloccato. È stata un'unione. Sì, sbloccato. Sì, sbloccato. E quindi questa porta però c'è una pistola essere... qui. Ah no, sono tre botte per la pistola, tre proiettili. Questa stanza mi dà l'impressione che ma qui c'è un pecorone qua dentro. Ma pure un pecoraio. Ah. Non lo so quale dei due è pecora. Ma cosa cazzo? Qua dentro c'è proprio bella casciapanca. Un altro integratore alimentare. Che belle attenzione, bene, proiettili per fucile a bombola. A bombola di gas che ancora non abbiamo trovato, okay, purtroppo. Questo non e qui, signori, c'è un bel regalino, un bel pacco regalare. Un bel pacco regalo, veramente fatto bene. Eccolo qui, fucile. Cercavi fucile, fucile, ragazzi, a canna fucile, mozza. Fucile, l'hai canna trovato, piena. Eccolo qua. Bene, 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 raga, abbiamo fatto benissimo ad arrivare qua giù, sì, secondo me. No, no, in effetti, considerando tutto il ben di Dio che hai trovato, ci credo che hai fatto bene. Comunque, tieni premuto L1.
per vabbè, questo è, ecco qua l'ho messo nell'altro slot, sì, il fucile, va bene, questo fucile è, secondo me ci darà parecchie soddisfazioni, barra va anche aumentato proprio quasi subito secondo me, dici? Eh sì, perché il fucile a pompa storicamente, ma per aumentarlo, per potenziarlo, dobbiamo tornare da lì, no? gel dalla signorina. Ah, noi dobbiamo andare sempre, bene, quando si parla di potenziamenti dico, sempre la signorina, sì sì, poi invece la creazione di oggetti tipo la munizione, la medicina e tutto il è resto, tutto lino. Spariamo intanto il, prendiamo bene la mira perché poi non è che ne abbiamo tanti di questi colpi. Colpiamo, ecco, così vedi? Creiamo un cortocircuito. Però abbiamo sprecato pure il dart elettrico. Vabbè, dart penso, dart elettrico. Boh, ma io sono botte, quello non capite, come lo li apri a capate. E poi alla fine dei conti è solo una shortcut. Il contatore, vedete? Non lo so. Questo è solo shortcut. Perché di qua noi veniamo. Sì, qua c'erano le casse. In effetti un po' di shock. È poi una stronzata comunque, vabbè, comunque dai. Ci teniamo troppo anche... passato. Tardo, lo so, mi dispiace, capisci? Non è che... E mo per sfizio a dasci la palla, a bello mercato di zombie, via! Il mercatino dell'usato, sono due ragazzi. Pareva che cazzo è uscita qua dentro. Comunque questi pure non si sono accorti ancora, stanno pensando, no, eccoci sono. Noi siamo il primo dardo, vediamo l'efficacia di questi dardi, che li stende al suolo. Però dai, Castellano. Però un bel cuppino. Aia. No, ci dobbiamo togliere da qua, ci dobbiamo togliere da qua. Via, 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 via. Via, 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 viaggia. Ma via proprio lontano. Però non siamo male, non ce la facciamo. Un'altra cosa da aumentare la stamina subito. Secondo me sì. Perché è intollerabile. Questo mo viene. Questo ancora comunque non gli ha fatto niente col dardo. No, cioè, nel senso l'hai al suolo, sì, l'hai ferito. Secondo me lo devi calpestare dopo. Ancora noi proviamo col dardo, la pistola non la vogliamo proprio. Guarda, mo sei divato da sotto a sotto. Vedi, sì, calpesti. E gli schiatti il cranio. Prendi cosa? Prendi polvere da sparo. Esatto. Senti, ma è quello lasciare proprio vivere l'altro. E non vorrei sprecare altri colpi, magari esce qualcun altro, perché mi dispiace. Curto luce, non le mia fa, ma quello vedi che è immune. Vedi che è immune, altro si chiama ciagnero. Io devo sprecare colpi di munizioni di pistola. Va in bene, fondo sta là, che male che male fa, è così, signori, vedete, tarta, usa sempre così. No, bisogna essere si butta sempre un po' a pietà, vabbè, bisogna te lo concediamo, dai, lasciamo. Non bisogna sprecare le munizioni che poi ti possono servire in seguito in situazioni più pericolose dove te lo vai a piangere dopo. Va bene, ok, cosa? Allora andiamo avanti e, in una zona totalmente, stiamo tornando indietro. Sì, perché mo dobbiamo ritornare, da Lino pure. Qui dobbiamo per salvare, tuffarci di nuovo nel computer adesso, sì. Si parte. Che bel viaggio. Sì, per quanto figa possa essere la cosa tecnologia, non la capisco della, però è un po' un escamotage per camuffare il caricatore. Cosa facciamo adesso? E mo torniamo da Lino per salvare Lino. Perché sennò non ci possiamo fare tutte le cose verdi al volo, Magari ci darà anche qualche dritta, chi lo sa. Allora, sui qua concetti. Vabbè, torniamo qui, sì. Piano piano torniamo da Lino. Oh, che succede? Attenzione, signori, brivido, ragazzi, pericolo qui sulla fascia destra. Prima di tutto abbassiamoci. È stato subito trascinato via un cadavere in questa stanza, sicuramente. Noi accovacciati non ce la facciamo passare, ci incatastiamo vicino alla porta e poi entriamo. E quella è una signora, vedi, quella è quella là dei coltelli. Quindi quella è quella del coltello. No, però non è bianca. Non è bianca. È vestita normale. Ma è femmina. Quell'altra era bianca. E se pure questa si è un po' allertata. Ma noi siamo un po' cadendo. Casa cadendo. Anche l'amico Fritz, vedi? Ne sono due. Attenzione, signori. Noi stiamo qui a guardare questa scena. Sì, perché voglio capire che movimenti fanno. Che ci inorridisce. Wow, questo con l'accetto. Questo qua proprio sta tagliando a fette. Però va a tempo, guarda come sì, va a tempo. Tum, 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 tum. Allora, questo guarda, forse questo, sì, lo sai, questo lo facciamo. Però questo strillerà e si avverte. No, non l'ha strillata nemmeno questo. E quindi potrei anche andare direttamente là a farmi pure a lei. Che lei ci piace fa che sta tarte, signore. Prima si è pigliato, è stato mezz'ora, si è pigliato una collera quando sì, ha buttato quel dardo. Sei vicino al contatore, che vicino a chi? Dirmo sulle sfana, non pacchi i dardi sulle sette, le devi spalle e camminare. Sì, certo. Questo si è accorta, si è accorta, vai, piglia.
Bello, c'avevo l'accetto, ho trovato l'accettina. L'accettina è l'accettina, un colpo solo, però gel verde, stiamo accumulando anche gel serve, non lo dimentichiamo. No. Gel poi allora, andiamo dove? Parrucchiere servirà. Rifugio, vedo? Rifugio. Ecco. Rifugio di lino. Dai. Allora, quanto manca? 100 metri. 100 metri, secondo me sono tranquilli questi 100 metri. Chi lo sa? Quei corvetti e tutti questo ammasso di zombie. Sì, questo qui è vivo e morto. Chi sta a panzà? Questi qua. Poi c'è un'altra accetta che può sempre servire. Pure. Vabbè, questo è un ammasso indaga. Proprio di zombie. Ma indaga, qualcuno si sveglia. No, però questi sembrano vivi. Vabbè, cioè, non zombiesche. Vabbè. Ok, mancano 40 metri, penso che ci siamo, ragazzi. Sì, ci siamo ritornati al quartier generale. Ok. Un po' la zona sicura, dove c'è il nostro caro Lino, intento a studiare nuove visioni del mondo. Si è unito anche Libanese. Sì, saluto Libanese. Lo salutiamo. Che è un mio amico di... Un amico di Tarta. Di clan di Destiny. Di Destiny, bene. Ok, siamo da Lino, ragazzi. Io penso che a questo punto... Da Lino potremo anche... Sì. Pure Zez è tuo amico, sì, di Zez, tutti insomma. Amici di clan, ragazzi. Ho capito, un bel clan numeroso. Vedo. Sei pure tu, è inutile che fai. Sei pure lui. Ma io non entro. Vabbè, ragazzi, comunque, salviamo, dai. Vabbè, quindi salviamo e ci diamo appuntamento al più presto con una nuova puntata di The Evil Within 2. Un saluto dai, Civile Urbano. E un abbraccio ad Arta 4.